Siedi, ci vorrà un po' di tempo. Devo dirti molte cose. Eccoci qui, uno di fronte all'altra. Non ti sorprende una cosa? Siamo sposati da 8 anni. Non t'accorgi che noi due, tu ed io, marito e moglie, oggi per la prima volta stiamo parlando di cose serie? Ecco il punto. Tu non mi hai capita. Avete agito molto male con me, Toba. Prima il babbo e poi tu. Voi non mi avete mai amata. Vi siete divertiti ad essere innamorati di me. Sì, è così, Torvald. Quando stavo col babbo, egli mi comunicava tutte le sue idee. E quindi quelle idee erano le mie. Mi chiamava la sua bambolina. E giocava con me come io giocavo con le mie bambole. Poi venni in casa tua. Tu regolasti ogni cosa secondo i tuoi gusti. E così il tuo gusto io lo condivisi. O forse fingevo, non so neanch'io. Forse un po' uno, un po' l'altro, ora questo, ora quello. Se ora mi guardo indietro, mi sembra di aver vissuto come un mendicante alla giornata. Tu e il babbo siete molto colpevoli verso di me. È colpa vostra se io non sono buona a nulla. La nostra casa non è stata altro che una stanza da gioco. Qui sono stata la tua moglie bambola, come ero stata figlia bambola di mio padre. Devo tentare di educare me stessa e tu non sei l'uomo che possa aiutarmi a farlo. Bisogna che mi industri da sola e perciò sto per lasciarti. Devo essere sola per rendermi conto di me stessa e delle cose che mi circondano. Mi addolora molto, Toba, perché tu sei sempre stato tanto buono con me. Ma cosa posso farci? Non ti amo più. È avvenuto questa sera, quando ho atteso invano il prodigio. Allora ho capito che tu non eri l'uomo che io credevo. Mentre la lettera di Constant era là nella cassetta, neppure un istante ho pensato che tu potessi piegarti alle pretese di quell'uomo. Ero convinta che avresti risposto: va pure e fallo sapere a tutto il mondo. E quando ciò fosse avvenuto, quando ciò fosse accaduto, io ero certissima che ti saresti fatto avanti e prendendo tutto su di te avresti affermato: sono io il colpevole. Questo era il prodigio che io aspettavo. Tra la speranza e l'angoscia, e per impedirlo mi sarei tolta la vita. Ma tu non pensi e non parli come l'uomo a cui io potrei rimanere vicina. Torvald, in quel momento ho capito di aver vissuto qui per 8 anni con un estraneo e di aver avuto 3 figli da lui. Non posso pensarci. Vorrei lacerar me stessa in 1000 pezzi. Addio, Toba. Non posso vedere i bambini. So che sono in mani migliori delle mie. Così come sono ora, non potrei essere una madre per loro. Tu sei libero in tutto. E così voglio essere io. Piena libertà per entrambi. Ecco, questo è il tuo anello. Dammi il mio. Oh, Toba. Dovrebbe accadere il meraviglioso prodigio. Dovremmo trasformarci tutti e due a tal punto che... Torvald, io non credo più nei prodigi. Che la nostra convivenza diventi matrimonio. Addio.